Mi chiamo Marta Brambilla e il 1º giugno 2014 sono partita in moto dalla Svizzera con l'intento di arrivare appunto in Giappone, per un viaggio durato circa 3 mesi. Il viaggio nasce, da una serie di cose, da un mix di cose. Allora, innanzitutto, la mia passione per la moto, che mi è stata tramandata da papà. Io sono figlia di un motociclista abbastanza sfegatato, che all'età di 13 anni mi ha portato per la prima volta in moto dietro di lui, e da lì in realtà non sono più voluta scendere. E vado in moto da quando ho 19 anni e quando ero alle medie, mi sembra in seconda, un professore di matematica era anche un appassionato viaggiatore, per cui ogni tanto quando non aveva voglia di fare lezione ci parlava dei suoi viaggi. E è stato lui per la prima volta a parlarmi, cioè da cui ho sentito parlare della Transiberiana, quindi ho scoperto l'esistenza di questo treno, ma soprattutto ho scoperto l'esistenza di Vladivostok e di questo tragitto che attraversava questo immenso paese che è la Russia. Poi più avanti mi sono ritrovata per le mani un libro di Doris Wittmann, che è una motociclista tedesca di Monaco, che ha qualche anno più di me e che nel 2001 ha fatto più o meno lo stesso viaggio che poi in realtà ho fatto io, anche lei in moto, anche lei in solitaria, e leggendo la sua storia, così ho avuto un po' un flash, mi sono resa conto che sarebbe piaciuto farlo anche a me.